Ci sono voluti 14 anni per portare a termine il termovalorizzatore di Torino, che fino al 31 dicembre 2009 ha sversato i rifiuti nella discarica comunale di Basse di Stura. Tra le proteste di associazioni e movimenti no inceneritore, nel 2000 era cominciato un processo di partecipazione dei comuni per selezionare il sito, un tavolo di concertazione che si chiamava Non rifiutarti di scegliere, sciolto con un nulla di fatto e finita che ha deciso Torino, l'eredità e il comitato locale di controllo. Comitato che si è occupato della gestione, della progettazione, del controllo e adesso della gestione perché siamo entrati in esercizio commerciale. Del comitato fanno parte i sindaci dei comuni vicini all'impianto, l'ASL, l'ARPA, la provincia di Torino, l'autorità d'ambito. Organismo in sonno, non si riunisce da quasi un anno, in passato ha ottenuto che la proprietà dell'impianto finanziasse compensazioni ambientali per il territorio, come l'adeguamento energetico di alcune scuole e un tratto di ferrovia già esistente, ma per le merci, che collegherà il territorio con Torino con un sistema di piste ciclabili e parcheggi di interscambio. E con 2.300.000 euro, circa il 10% del costo dell'opera, si sostengono anche i costi di una ricerca che non ha precedenti in Italia. Un'indagine epidemiologica per valutare gli effetti della presenza del termovalorizzatore sulla popolazione e i lavoratori, a breve e lungo termine. Ci interessa anche capire qual è la concentrazione di alcuni indicatori biologici nel sangue, nelle urine delle persone. Per esempio? Per esempio monitoriamo metalli, monitoriamo diossine, PCB, idrocarburi policiclici aromatici. Ecco, i primi risultati quando si potranno avere? Il disegno di studio prevede una misurazione prima dell'entrata in funzione del termovalorizzatore. Che è già avvenuta. Abbiamo fatto i prelievi e abbiamo già restituito i risultati sui metalli. Nei prossimi giorni, probabilmente a inizio del 2015, restituiremo i risultati riguardanti gli idrocarburi policiclici, le diossine e i PCB. L'indagine durerà anni, le analisi sono effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità. Il dato zero, il bianco, cioè le misurazioni che sono state fatte prima dell'entrata in esercizio del termovalorizzatore, ecco, che ambiente descrivevano? Descrivono quello che è questo ambiente, un ambiente cittadino, un ambiente dove c'è traffico veicolare e dove c'è un'importante storia.